Sono tappe dure, sono sempre molto molto difficili anche da interpretare. Oggi abbiamo questa cronoscalata difficile. Per me onestamente sarà la prima cronoscalata della mia vita e devo capire un po' come interpretarla. Così l'azzurra Elisa Longo Borghini commenta le due tappe valtellinesi del Giro Rosa. Ieri l'arrivo a Gerola Alta, oggi l'inedita cronoscalata da Lanzada alle dighe di Campomoro. 15 km di salita con un dislivello di oltre 1000 metri. L'ultima volta del grande ciclismo in Valmalenco fu 30 anni fa con la tappa del Giro Uomini Bergamo Chiesa. Finora era frequentata da amanti del ciclismo ma poco conosciuta. Abbiamo iniziato qualche anno fa dei lavori di sistemazione della strada e anche di illuminazione delle gallerie che magari facevano un po' paura a qualche biker, e ci siamo accorti che questo sta portando molta gente in quota, molta gente a frequentarla. Speriamo davvero che questa tappa possa essere l'occasione per il lancio definitivo di una salita che chissà, magari in un futuro che ci auguriamo non troppo lontano, possa anche diventare tappa del Giro d'Italia maschile. È una salita molto tecnica che nemmeno io conoscevo, a parte lo spettacolo del territorio, arrivare alla base di queste dighe importanti dell'Enel, che è uno spettacolo unico, ma una salita molto bella, tecnica, da valorizzare sicuramente negli anni futuri come quella della Val Gerola, in particolare sull'arrivo a Gerola Alta, allestimenti bellissimi. Qui devo dire il comitato organizzatore di Gerola Alta sono stati veramente bravi, devo farle i complimenti, e come sempre tutti i volontari e le forze dell'ordine. Il Giro in Rosa è una continuità di quella che la provincia cerca di portare avanti, di sponsorizzare un turismo lento, un turismo sostenibile, un turismo legato anche al bike, al ciclismo, e pertanto questo è un compimento non solo mediatico e sportivo ma di un progetto che va ben oltre a questo evento. La Valtellina è terra amica, terra con la quale io ho collaborazione oramai da diversi anni. In questi miei 20 anni di giro credo di essere venuto almeno 10, forse 12 volte in Valtellina, quindi mi trovo a casa mia, valtellinesi, gente che crede nel prodotto ciclismo, il territorio si presta molto a pedalare e quando siamo qua ci sembra di essere a casa nostra, nel senso che abbiamo da parte di valtellinesi un'accoglienza eccezionale.